Buongiorno a tutti, io sono Tullio Granatello, fondatore di questo nuovo marchio che è Volume, e oggi è un piacere qui a Napoli presentare questo nuovo materiale, questi nuovi strumenti, che anche se il momento è un po' particolare perché c'è molti batteristi e molta confusione sonora, vedrò di esprimere al massimo quello che è il contenuto di questi nuovi strumenti, che ho definito in una composizione di alta pressione di un materiale tecnologico molto particolare, che si presenta con un tubo con uno spessore molto sottile ma con una dinamica identica a quella che ho già sperimentato sul metacrilato. E quindi abbiamo qua un esempio di una batteria che è molto piccola come dimensioni, sono quelle più amate da me, in quanto ho sempre preferito la cassa da 16 ad altri strumenti, altre dimensioni. E questa è appunto una composizione di uno zebrano in melaminico molto sottile. Abbiamo un fusto da 2,5 mm per i tom e un 3,5 mm per quanto riguarda le casse. La stessa, diciamo, composizione del contenuto tecnologico di alta pressione di questi materiali è su forma da 18, con tom da 12 e timpano da 14, sempre con questo materiale altamente rigido e molto leggero. Qui invece abbiamo una batteria tradizionale in acero americano con gli spessori da 6,5, classica proprio del suono molto morbido, e in questo caso invece abbiamo una batteria in ash, frassino per noi in italiano, che è più dedicata al suono potente, power, del rock o comunque di musica pop. Sul retro, quello che è stata la nascita del marchio Volume in metacrilato. Metacrilato è un polimetile chiamato comunemente plexiglass, però questo è quello che è stato sperimentato oramai da 5 anni, un tubo molto sottile, particolarmente elastico, con un carico del monomero più tendente al, diciamo così, al materiale gommoso per rendere più flessibile il fusto. A suo fianco sempre una batteria da 16 pollici, una cassa, sempre in questo melamino molto compresso, con queste misure e questi spessori che determinano realmente la flessibilità del suono. A suo fianco un'altra finitura in uno zebrano molto lucido, sempre nello stesso nuovo diciamo, materiale di alta pressione. Possiamo vedere qua a fianco proprio un esempio di che ora sto parlando. Sto parlando di un fusto che è molto anomalo, non è ancora stato, diciamo, sperimentato da altre aziende, ma abbiamo un fusto qua in questo caso di uno spessore di 1,8 mm. Parrebbe che non dovesse reggere alle compressioni, ma oramai è una sperimentazione di 5 anni mi ha portato alla convinzione che il suono della batteria non è solo il legno. E avendo sperimentato con la mia esperienza di lavoro in 30 anni come tamburo, dalle doghe inventate, diciamo così, elaborate 30 anni fa, ho capito che il tamburo ha dei parametri di suono ben chiari, e quindi materiali come in questo caso leggeri e non di solo legno hanno un calore, un suono, una particolarità che sposa bene per l'esigenza del drumming moderno. E questa è la nostra ultima, diciamo, performance sui materiali. A seguire nei prossimi mesi sul nostro sito www.volumedrums.com ci sono tutte le spiegazioni e tutti i video relativi agli ultimi prodotti e agli ultimi materiali. Vi ringrazio per la pazienza e ci vedremo online sul nostro sito. Un caro e un grazie alla rivista che mi sta permettendo di presentarvi in questa magnifica location, e ci rivedremo presto.